Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a fare un po' di scambi in server ricchi, ma prima di iniziare mi raccomando lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Detto questo, iniziamo subito. Ok, sono già entrato e dovrei essere in un server ricco. Era uno di quei server tipo super pieni, 48 di 48. Fate entrare praticamente dopo 5 tentativi, quindi subito. Ho qui con me un cane che non c'entra assolutamente niente. Lo so che oggi è sabato, non lo so, sì, è sabato per voi, non per me, ma per voi è sabato. E lo so che avevo detto che ogni sabato usciva un video dove andavo a provare un nuovo gioco, ma questa settimana sono davvero pieno di cose da fare, di lavoro, e allora... niente, cioè sono cascato sempre su Adopt Me perché è un po' la mia comfort zone. Oggi siamo sempre in un video scambi, ovvero cerco di completare il tabellone. È sempre uno di quei video dove cerco di ottenere pet che non ho perché voglio finire questo dannato tabellone. Quindi direi di andare non al centro, ma di andare alla nursery. Oggi è successo praticamente una cosa pazzesca. Adesso ve lo andrò a spiegare fra qualche secondo. Praticamente, se voi andate qui adesso sul tabellone, non so se avete visto il video che è uscito tipo lunedì, mi sembra, lunedì o martedì, sempre qua sul canale, ma praticamente cercavo di completare il tabellone e mi mancavano tantissimi pet. Come potete vedere adesso me ne mancano davvero meno, cioè l'ho quasi finito, cioè non voglio dire che l'ho quasi finito, ma cioè guardate, me ne mancano pochissimi. Mi mancano tanti ultralari e leggendari, ma quelli lì, vabbè, si sa, sono quelli che valgono di più. Ma comunque a me mancavano davvero tanti rari, tantissimi non comuni, cioè veramente tanta roba. Mentre ora sono sono molti di meno. Quindi che cosa è successo? Praticamente stamattina io ero in un server. Era mattino, stavo editando il video, ma sono dovuto entrare un attimo nel server, ricordo per cosa. Mi entra in casa della gente, io non capivo chi fosse. E praticamente è entrato un... cioè a me non mi piace chiamarvi fan, ma praticamente un ragazzo che mi segue, che guarda i miei video da tantissimo tempo perché mi commenta sempre sotto i commenti. Mi fa: oddio, sei tu. E gli faccio sì, ciao, bla bla bla. Cominciamo a parlare e lui mi fa: ti voglio dare dei pet che... non hai. Io non voglio regali. Lui mi fa: ovviamente te li regalo. Io non volevo, cioè non voglio regali. Quindi praticamente gli ho dato delle pozioni, delle uova. Adesso vi faccio vedere anche gli scampi che sono andato a fare. Guardate che trade assurdi. Cioè io lo so che questo trade è mega super under, cioè ma guardate cosa mi ha dato. Cioè mi ha dato la Queen Bee, mi ha dato la Ninja Monkey, il Golden Rat, la Golden Warnus, la Iena, il ratto normale. Mi abbiamo fatto anche altri due trade addirittura. Poi non sono riuscito a registrare tutti i trade, ok, perché all'inizio vi giuro ero tipo in pigiama, cioè tutto, stavo solo editando il video e non è che sono subito pronto al mattino. Però il terzo trade sono riuscito a registrarlo, ovviamente non con me. Adesso ve lo mostro anche qui a schermo. Praticamente questo qua è il secondo trade. Mi ha dato la Siriduck, il lupo, questa roba qua che è tipo un dinosauro, la lince, lo yeti. Mi ha dato davvero un sacco di roba. E il terzo trade che adesso vi faccio vedere un attimo. Ecco, praticamente sono andato al tabellone e lui mi fa: dai, dimmi cosa ti manca, veramente te li voglio dare. E lui mi ha aggiunto il capibara, la drake, mi ha dato il wild bear, mi ha dato l'orso normale, la business monkey, l'ape. Veramente mi ha riempito di roba. Questo ragazzo si chiama Samu, quindi saluto veramente Samu, ti ringrazio tantissimo per tutti i pet che mi hai dato, veramente grazie mille. Quindi niente, poi qua siamo andati a fare la foto. Qua eravamo praticamente al centro, siamo andati a fare questa foto qua che poi sarà la copertina che voi vedrete. Abbiamo anche registrato uno shorts che vedrete comunque oggi pomeriggio qui sempre sul canale, nella parte dedicata agli shorts. Quindi mi raccomando, andatela a vedere. E nulla, veramente è stato super gentile e vi volevo rendere tra virgolette partecipi, farvi vedere questa cosa intanto per ringraziare lui perché veramente è stato gentilissimo. E seconda cosa anche per farvi capire perché mi ha dato tipo 9, 18, 20, tipo 30 pet che non avevo. Quindi ovviamente, cioè voi andate a vedere ora il tabellone, è molto più pieno rispetto a prima. Quindi non è che posso dire non è successo niente, o 30 nuovi pet a caso. Cioè no, ci ha dato Samuele. E niente, quindi
Ancora grazie mille Samu per i pet, grazie grazie mille. Tornando al video, cosa faremo oggi? Andremo a fare degli scambi al centro e andiamo a vedere i pet che ci mancano di non comuni. Io vorrei andare a completare praticamente i non comuni e mi manca il blue dog, che ho qui con me la classifica sul cellulare perché devo andare a fare gli scambi, quindi sono un po' più organizzato. Ma praticamente il blue dog è un 22, quindi vale quanto una mucca, un flamingo e un frost fury, vale tantissimo il blue dog. Poi mi manca invece un altro non comune che mi manca, è il Merkart, che è il non comune del safari. Comunque vado un attimo fuori perché questi uccelli che cinguettano mi danno fastidio. Spero che siamo in un server ricco, ancora non l'ho visto, dovrebbe essere ricco, ancora non sono andato anche al centro. Non è proprio ricco, ok, però è discreto, cioè comunque ci sono due ricci. Quindi direi di cominciare col blue dog. Vado a vedere prima i pet che ho. Allora, come pet che posso dare per il blue dog ho un fury, perché ne ho due di fury mi sembra, o tre, non mi ricordo. Comunque ho dei fiori. Di uova ne ho veramente veramente poche, devo farne scorta. Comunque mi manca, dove cavolo è? Ok, fiori. Quindi vediamo se qualcuno ha questo benedetto blue dog. Proviamo a fare ABC if you have blue dog. Ok, bene. Magari sono io impaziente, magari dovremmo cambiare server, ma non mi sembra che ci sia nessuno che abbia blue dog in questo server. Che okay, volevo andare praticamente in ordine di rarità. Ok, di rarità. Però a quanto pare cioè è un po' difficile, il blue dog è molto alto, quindi lasciamo perdere. Mi manca un pet che io pensavo di avere, vi giuro che io ero convinto di averlo, che praticamente è il Sabat. Vabbè, comunque il Sabat, che vale un 57, quindi praticamente vale quanto un Ocean Egg. Sabertooth, vabbè, ciaone, cioè io lo chiamavo Seba, vabbè. Quindi facciamo così, ABC if you have Sabertooth. Luffs Shoki ci ha inviato una richiesta di trade, quindi ce l'avrà sicuramente. Per l'amico Sabertooth, o comunque come si chiama, io gli metto un bellissimo, ok lui ce l'ha. Allora amico, ti metto un bellissimo questo, se lui accetta io accetto, perché praticamente vale uguale. No, niente, mi ha declinato. Amico mio, ma cosa vuoi per un Sabertooth? Cioè vale niente. Dai, ma com'è possibile che nessuno ha un Sabertooth? Ok, ma ci ha inviato una richiesta di trade. Allora, senti, amico, il Sabertooth vale davvero poco. Ti posso dare l'Australian Kelpie. Allora, visto che questo ce l'hai, un Ocean Egg, e ti do. Mi ha declinato. Age Mernot ci ha inviato una richiesta di trade. Lei dovrebbe avere, ok, ce l'ha. Quindi proviamo col Kelpie. Mi ha declinato il trade. Allora, zia. Ok, Roblox Ciburga ci ha inviato una richiesta. Quindi proviamo. Questo può andare bene. Ok, 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 ce l'abbiamo fatta. Ok, ha accettato. L'Ocean Egg è un 57 e il Sabertooth, non so come si chiami, ma è un 57 anche lui. Quindi io vado a... Ok, mi hai rinviato la richiesta. Add. Se vuole che gli addo. Ah, no egg. Adesso glielo scrivo. Cioè, mi sono rotto. Gli ho scritto che pazza. Cioè, gli ho scritto che pazza perché la verità è dai. Cioè, mi ha detto di aggiungerle un leggendario. Niente, io continuo a scrivere ABC. Intanto qui, ma quanto si è arricchito? Oh mio Dio. Cioè, qua è diventato super ricco questo server. Comunque, sto vedendo, mi sembra che questo qua è un server un po' neon, perché ci sono davvero davvero tanti neon. Ok, XX, ma è sempre lei, quella di prima. Io voglio sapere che cosa vuoi. Ok, allora sto sovrappagando sto coso, sto Sabertooth, perché gli sto dando un emu. No, il Kelpie. Allora, gli aggiungo un... Dove cavolo è qua il Bandicoot? Abbiamo trovato un compromesso, sempre se non succede qualcosa. Allora, praticamente con questa ragazza ci ho messo un attimo a scambiarlo, ma alla fine siamo arrivati in conclusione. Emu più... add, ma all'inizio ho aggiunto l'Australian Kelpie, ma secondo me era troppo, quindi sono andato ad aggiungergli un Bandicoot. E lei ha accettato, e ha accettato anche la seconda. È andata a buon fine. Il trade è andato a buon fine. Sono felicissimo. Sono felicissimo. E quindi abbiamo anche il Sabertooth. Yeah, ok. Cosa ci manca? Allora, 55 ce l'ho, 53. Allora, intanto guardiamo se c'è Blue Dog. Io non vedo Blue Dog.
No. Facciamo ABC if you have Quirrell, secondo me. ABC if you have Squirrel. Vediamo se c'è qualcuno che ce l'ha o che comunque ce lo vuole dare. Sì, comunque confermo, questo sembra un server neon. Allora, ok, YB Selling ci ha inviato una richiesta di trade, quindi che credo che abbia il fantastico coso, come si chiama? Sì, ce l'ha pure Ride. Allora, gli andiamo ad aggiungere l'Ocean, dove sei? E in realtà già siamo sopra, però gli posso aggiungere, giusto per... Gli aggiungo un Bandicoot, mi ha declinato. Oh, c'è una tipa col panda. C'è una tipa col... Un tipo col panda. Ok, allora, il panda. Panda, dove sei panda? Vale. Gli do un Ocean, che secondo me anche qui stiamo un po' sovrappagando. Ah, gli posso dare un Bandicoot e un Ocean. No, secondo me lui vuole un pet che si può cavalcare. Do you have a ride? Lo sapevo, cioè ragazzi, io l'avevo già inquadrato. Ok, dice di aggiungergli l'uovo. Io sicuramente, allora, starò un po' sovrappagando, io lo so già, però è ride, quindi... Ok, accettato, siamo arrivati a un compromesso. Gli devo aggiungere il cane e l'uovo, che è un po', un pochino, cioè un po' sovrappagato, però comunque ride, quindi... Ed è anche full grown, quindi secondo me ci sta un sacco. Oh, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche il panda. Yeah, fantastico. Sono super, super felice. Quindi andiamo un attimo a vedere il tabellone, ma non credo ci siano molte differenze, perché abbiamo ottenuto i due pet, che sono due ultra rari, se non sbaglio. Andiamo a controllare. Sì, due ultra rari, perfetto. Quindi andando giù, abbiamo come nuovi pet il panda e il Sabertooth. Volevo andare ad ottenere anche lo Squirrel, ma nulla, cioè chissene tra l'altro, perché lo Squirrel costa anche poco, quindi al massimo lo posso andare a comprare. Mi manca anche lo zombie bufalo, mi manca un sacco di roba, il puffin, veramente gli ultra rari me ne mancano un sacco. E nulla, direi di concludere qui questo video. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se volete vedere altri video di me che vado a fare scambi. Come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!